Allora, cari amici di Radio No Frontiere, siamo qui con Luca Persico, detto Ozulu, frontman storico dei 99 Post. Ciao Luca, intanto è un piacere averti con noi. Ciao, grazie. Allora, Luca, la storia tua, oltre che dei 99 Post, è una storia lunghissima, va da Raffaniello, salario garantito, curre, guaglio, insomma, è inutile stare a elencare qua perché ne avete fatti tanti di dischi. Ma questo però è un disco diverso dal solito, ci puoi spiegare perché? È un disco che viene dopo altri 9, per cui in qualche maniera affronta un problema che magari prima non si è mai dovuto affrontare, che è quello anche della ripetitività, certo. Che è anche quello della cristallizzazione dell'immagine che tu dai di te nell'immaginario collettivo, che di solito non corrisponde alla tua. Infatti, e quindi diciamo così, è un disco in cui si è sentito un po' l'esigenza di lavorare un po' su questo, su chi siamo, su come ci dipingono, su come in realtà siamo, scrollarsi un po' di dosso una serie di etichette sbagliate, di pregiudizi, ecco, diciamo, e di pregiudizi da tutti i punti di vista, sia diciamo da quelli di chi ci vuole denigrare, sia da quelli di chi ci vuole idolatrare. Noi da sempre abbiamo combattuto anche il mito di noi stessi, diciamo, perché lo riteniamo una cosa stupida, anche perché noi ci conosciamo bene e sappiamo che avere il mito di noi stessi è una cosa molto difficile, non proprio gratificante. Siamo della gente, brutta gente, diciamo, per cui avere il mito di noi, cioè abbiate i miti di persone un po' più degne di essere miti. Quindi in mezzo a tutte queste tarantelle, niente, ci siamo ritrovati a provare a dire le cose che in questo momento riteniamo importanti. In questo momento riteniamo importante spiegare bene chi siamo, perché siamo antirazzisti, perché siamo nei movimenti, perché abbiamo scelto di essere sempre marginali, perché di fronte all'opportunità del mercato, del successo, abbiamo sempre avuto un atteggiamento da anguilla. Ecco, dare un po' di spiegazioni, raccontarsi, certo, un po' più intimamente può servire a chi ha ancora le orecchie per ascoltare, e riteniamo siano tanti. Beh, sicuramente può essere uno strumento per fargli capire bene chi siamo, al di là delle etichette che ci appiccicano addosso. Ripeto, sia da un lato che dall'altro, è una tendenza naturale quella di appiccicare le etichette. Sicuramente, molto semplice. Però è altrettanto naturale sentire l'esigenza di togliersele di dosso. Ah, questo sicuramente sì, con grande forza. Il tempo, le parole e il suono ha avuto anche tante collaborazioni, fra cui quella di Enzo Avitabile, Valerio Iovine, Rocco Hunt, eccetera. Qual è quella che ti... se si può dire, se ce n'è stata una in particolare che ti è piaciuta e ti è rimasta nel cuore? No, tutte sono state frutto di una cosa emozionale che è molto legata col cuore, diciamo così. C'è proprio la nostra famiglia, che sono Speaker, Valerio e Mamma Marias, che è entrata da poco, ma è entrata in maniera dirompente e definitiva a far parte della nostra famiglia. C'è Enzo, che anche lui ormai è, di famiglia, è quasi un ospite fisso, diciamo. Cioè, siamo alla seconda ospitata, ma gli dobbiamo la maggior parte delle cose che abbiamo, le dobbiamo a lui e alla sua generazione, ma proprio a lui in particolare, tante. Beh, certo. Per cui, che te lo dico a fare? Gli Stato Sociale sono, insieme a Rocco Hunt, tra le cose che si muovono, diciamo, nel post anni 90 più interessanti che abbiamo visto, che in una maniera o nell'altra, con una strada, con un'altra, con un suono, con un altro, ma comunque ci sembrano far parte di quel flusso nel quale noi ci siamo incanalati tanti anni fa, per cui è stato semplice, è stato naturale. Sono legato a tutte indistintamente, non si fanno queste domande, qual è la collaborazione, no, perché poi è brutto. No, effettivamente, poi sceglierne uno solo è difficile fra tanti. Oppure i figli, no? Il più grande o il più piccolo, è brutto, tutti uguali. Sono tutti Mario. Accolto. Sono tanti bravi, assolutamente. Quindi non ci resta che dare appuntamento a tutti i seguitori, fan, i follower, ecco, usiamo un gergo attuale, al 25 giugno, oltre sì, alle date giugno, sì, classiche. Per i napoletani il 25 giugno, diciamo, è la data, perché certo, se torniamo all'ippodromo con i Subsonica, per tutti quanti gli altri c'è una tournée in svolgimento, certo, siamo certo nei prossimi giorni a Cosenza, poi a Parma, a Milano, in Svizzera. Caspita. Sì, sì, poi abbiamo Torino, Bologna, in mezzo ci sta pure un Benevento, per cui ecco, alcuni Vitulano, un po' di gente della provincia
Campana ci può vedere un po' prima del 25 giugno, perché a Bitulano siamo il 17 maggio. Perfetto. Luca, io voglio ringraziarti e un saluto anche ai nostri ascoltatori. Ciao ascoltatori. Grazie Luca. Ciao.